benvenuti nella nostra rubrica di approfondimento settimanale Visioni e Professioni, ideata e curata da Studio Stratego e che ricordo è visibile anche sul portale Più Economia Campania, sul sito di Radio MPA e sul sito del Polo delle Professioni, inoltre sulla pagina Facebook di Studio Stratego. Oggi è con noi l'ingegner Giuseppe Savino, responsabile della società di ingegneria Global Project. Giuseppe, benvenuto a Visione Professione. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, innanzitutto Giuseppe, ci spieghi meglio di cosa si occupa Global Project? Global Project nasce come studio tecnico di progettazione e essenzialmente attivo dal 2005-2006, ha due principali settori di attività. Innanzitutto il settore di progettazione, il collegato con gli impianti energetici, principalmente a fonti rinnovabili, e ed anche collegati con l'efficientamento energetico, quindi l'edilizia, e il settore sistemi di gestione, quindi collegato con la sicurezza sul lavoro, la qualità, insomma, e il supporto comunque ai processi produttivi. Quindi una società di ingegneria che però dell'innovazione ne è piena, ne spruzza da tutti i pori, stiamo parlando, esatto, di innovabile, energia rinnovabile, sì, efficientamento energetico, tutti temi attuali e temi di grande innovazione. Esatto, sono temi su cui oggi a mio parere bisogna investire molto, che rappresentano un po' il prossimo orizzonte, il futuro, diciamo, quindi soprattutto in questo periodo di stasi, un attimo di stallo da un punto di vista economico delle imprese, bisogna, credo, investire molto in questi temi, in questi argomenti, perché innanzitutto il tema dell'energia, quindi della sostenibilità, dell'ambiente, del rispetto per l'ambiente stesso sono fondamentali in questo momento in cui non sappiamo un po' lo scenario, la piega che prenderà lo scenario, diciamo, energetico, di sostenibilità energetica e ambientale. E fondamentalmente cosa accade? Accade che oggigiorno risparmiare sui costi dell'energia utilizzando fonti alternative, utilizzando fonti rinnovabili, diciamo, scollegandoci anche un po' dalle convenzionali, quindi dal petrolio, è, diciamo, importantissimo per il futuro, per la nostra anche sostenibilità economica innanzitutto. Abbiamo parlato di fotovoltaico, energie rinnovabili, abbiamo parlato anche di prospettive per il futuro, quindi la domanda che ti voglio fare è: come è messa l'Italia da questo punto di vista? Lo scenario nazionale, sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista proprio di cultura, di impresa, di imprenditori che si affacciano a questi nuovi argomenti, a che punto siamo? C'è da dire innanzitutto che l'Italia è uno dei paesi in Europa che ha investito tanto, che ha investito di più per quanto riguarda innanzitutto il fotovoltaico e poi anche le rinnovabili in generale, ma trainate sicuramente dagli impianti fotovoltaici. Si è dotata già dal 2005-2006 con il primo conto energia e poi dal 2007 col secondo conto energia di uno strumento di incentivazione molto utile ed efficace per far decollare questo mercato. In questo momento si trova in una fase essenzialmente di stasi, perché o comunque di rallentamento. Io non voglio essere troppo pessimista innanzitutto, una fase di rallentamento dovuta appunto al decrescere degli incentivi, però di contro la grande attività che si è creata attorno al fotovoltaico, il grande indotto, ha essenzialmente fatto girare molto questo mercato, quindi il prezzo dei prodotti è comunque sceso nel tempo, abbiamo avuto una serie di miglioramenti dal punto di vista di prodotti, di prezzi degli stessi e quant'altro, quindi grosso modo il mercato in questi anni si è
abbastanza equilibrato, quindi tanto sono scesi gli incentivi più o meno, non sempre contemporaneamente, tanto sono scesi anche i prezzi, quindi sono fiducioso su un futuro che vede o una ripresa di una qualche forma di incentivo, principalmente però per i medio piccoli, a quanto pare sono questi diciamo gli indirizzi forse delle correnti adesso che spingono insomma attorno anche al mondo politico in questo senso, piuttosto che un ulteriore rilancio del mercato stesso basato magari sulla concorrenzialità, quindi sui prezzi, sulle offerte, su comunque anche la consulenza tecnica legata a questi tipi di realizzazioni. Quindi laddove l'incentivo dovesse iniziare a venir meno, sono fiducioso che il cliente, diciamo il privato, l'interessato al tema dell'efficienza energetica e comunque della sostenibilità delle fonti rinnovabili vada comunque avanti per la sua strada, quindi investa laddove ormai, visti i costi, mentre prima era un vero e proprio investimento, adesso è un, diciamo, lo voglio chiamare uno slancio, abbia questo slancio che poi gli consenta però di avere un'autonomia dal punto di vista energetico, quindi produrre la corrente da sé, migliorare l'efficienza anche del proprio impianto termico e quindi non solo fotovoltaico ma anche impianti diciamo termici maggiormente sostenibili con un'efficienza molto più alta, vediamo le candele a condensazione, vediamo la geotermia o altre fonti diciamo solare termico che può far tanto, quindi essenzialmente lo scenario che vedo è comunque uno scenario collegato a una fiducia nell'ecosostenibilità, nella fonte pulita e nel risparmio energetico. Il tessuto imprenditoriale italiano si può dire che per la stragrande maggioranza, penso per oltre il 90%, è composto da piccole e medie imprese. Esattamente. Le microimprese, che sono una specificità del centro-sud in particolare, sono quelle che forse per una questione di formazione, per una questione di disponibilità economiche, per una questione anche di, come dire, di apertura a scenari innovativi, ci si avvicina con più difficoltà ad argomenti del genere. Quali sono le problematiche che voi quotidianamente valutate o con le quali vi scontrate? Perché quello che ci par di leggere da osservatori è che quello che si conosce poco ovviamente diventa ostico a prescindere. Esatto. E come fate voi? Qual è la vostra visione da questo punto? Innanzitutto il rapporto con il cliente deve essere al centro dell'opera, quindi la conoscenza che il cliente deve avere di quello che gli si vuole proporre per un beneficio alla fine innanzitutto che gli è proprio, quindi di migliorare i suoi consumi, diciamo risparmiare e produrre energia pulita, la forma di incentivazione che tuttora esiste tranquillamente con il quinto conto energia, e rendere il cliente diciamo parte attiva del processo anche di scelta dell'impianto più congeniale alla propria abitazione, al proprio diciamo edificio nel caso di un piccolo imprenditore, di una piccola azienda. Quindi credo che innanzitutto bisogna partire da una chiarezza, perché soprattutto io ricordo nel 2006, nel 2007 c'era molto molto chiacchierare intorno al fenomeno del conto energia, però c'erano molti che si improvvisavano, c'era poca conoscenza,
però del meccanismo di incentivazione. Addirittura a distanza di anni alcuni clienti non sapevano, erano all'oscuro del fatto che il conto energia porta sia un beneficio, quindi un'entrata di incentivo che serve a ripagare l'acquisto dell'impianto fotovoltaico nel tempo, sia anche una quota che va diciamo associata a quella che è l'energia in surplus che il produttore immette in rete e non ha utilizzato. Quindi per molto tempo il cliente pensava che la corrente, cioè quello che era poi il guadagno di questo fantomatico conto energia, fosse solo la corrente in più che il cliente, il produttore non utilizzava da sé ma immetteva in rete. Quindi però a distanza di tempo ormai diciamo il meccanismo di incentivazione che abbiamo usato in questi anni è ci abbiamo messo un po', ma è abbastanza conosciuto. Alla fine oggi non risparmio, non inquino e automaticamente, non inquinando ma producendo energia pulita, do la possibilità di mettere energia nuova nel circuito e quindi a migliorare la capacità energetica del sistema paese, che attualmente l'acquista principalmente per lo più dalla Francia. Ricordiamo quel famoso blackout di qualche anno fa, sì. E quindi insomma, e ricordiamoci anche quante centrali nucleari abbiamo intorno al nostro perimetro, infatti, nazionale, e quelle mancate, grazie al referendum dell'86. Abbiamo aperto un mondo su tutto quella che è l'innovazione. E l'innovazione non solo in termini appunto di energie rinnovabili, ma in termini proprio di cultura dell'impresa, dell'imprenditore, ad affacciarsi su nuove tematiche come quelle di cui abbiamo parlato finora. Ma la formazione, voi vi occupate anche di formazione, di rilascio di certificati per i sistemi di gestione, ma quanto è importante la formazione oggi in azienda? Beh, la formazione è il punto chiave, fondamentalmente i temi che noi trattiamo legati alla formazione sono, innanzitutto, noi partiamo come formatori in tema di sicurezza sul lavoro, sicurezza e salute sul lavoro, e poi abbracciamo anche altri, diciamo, altri campi quali l'antincendio, quali appunto i sistemi di gestione, la qualità e l'ambientale. Essenzialmente la formazione è un modo per approcciare a determinate tematiche, ma poi la divulgazione di temi così delicati quali la sicurezza sono essenzialmente un punto di partenza, secondo me, per delle imprese che vogliono lavorare in un certo modo, vogliano offrire un prodotto valido, lavorare ovviamente senza mettere a rischio il proprio lavoratore, che è fondamentalmente il fulcro, il cardine dell'impresa stessa. Ecco, quindi in Italia devo dire che sebbene forse a volte si pensi il contrario, la cultura della sicurezza sta avendo un buon diciamo un buono sviluppo, alcuni buoni risultati, questo però grazie alle ultime normative, ma c'è tanto ancora da fare, c'è tanto ancora da investire. Sicuramente ci sono incentivi da questo punto di vista per aiutarvi anche in questa opera di informazione / formazione, affinché poi si abbia una coscienza reale di quelle che sono le problematiche alle quali si va incontro in un'azienda da un punto di vista di sicurezza, ma anche senza tralasciare tutti gli altri aspetti che immagino diventano determinanti per un imprenditore nel momento in cui si trova a dirigere un'impresa.
le problematiche possono essere veramente molteplici. Assolutamente, nella nostra attività di consulenza noi cerchiamo anche di indicare al cliente che si rivolge a noi per ricevere consulenza in materia di sicurezza, ad esempio, la partecipazione, gli indichiamo la partecipazione a alcuni bandi diciamo finanziati dagli enti per appunto poter usufruire di diciamo costi agevolati oppure il finanziamento intero della completa attività formativa, sempre sotto forma di progetti molto spesso da presentare alle pubbliche amministrazioni o comunque al nostro sistema di previdenza che poi provvede ad assegnare il fondo per quell'attività formativa. Quindi in Italia almeno gli strumenti ci sono, l'importante è che vengano utilizzati essenzialmente. A volte, e quindi torniamo al discorso del rapporto col cliente, a volte non tutti i clienti vengono ben consigliati, diciamo, non le imprese, le aziende cercano di diciamo, gestire questi aspetti al loro interno, ma a volte manca una buona documentazione in questo senso. Abbiamo parlato di tanti aspetti, efficientamento energetico, siamo arrivati alla sicurezza, alla formazione, ma ecco, approfondiamo il tema della sicurezza. La cronaca di tutti i giorni è piena di casi di morti bianche, di incidenti sul luogo di lavoro ed effettivamente diventa drammatico se si vanno a calcolare poi le statistiche, i dati di quanti casi quotidianamente accadono a livello nazionale. A che punto siamo da questo punto di vista? Da un punto di vista, diciamo, prettamente organizzativo, normativo, siamo abbastanza bene perché ricordiamo che abbiamo un testo unico sulla sicurezza che nel 2008 ha raggruppato due grandi filoni normativi che sono la 626 del 94 e la legge 494 del 96. La prima che è fondamentalmente il primo documento a distanza di circa 50 anni dagli anni 50 che veniva redatto per coinvolgere tutte le attività nel tema della sicurezza. Il secondo è quello che vede essenzialmente i cantieri edili, cantieri temporanei e immobili. Quindi nel 2008 abbiamo questa convergenza normativa che dà anche tanti spunti, dà anche tante indicazioni su come fare della buona sicurezza, quindi dà delle metodologie, dà degli indirizzi per la valutazione dei rischi, anche per rischi nuovi che sono quelli legati allo stress. Lo stress lavoro correlato è una dei rischi che deve essere essenzialmente valutata in ogni attività lavorativa a 360 gradi, così come si fa per il rischio incendio. Sono le due principali fonti di rischio che devono essere valutate da chi fa la valutazione del rischio. E chi fa la valutazione del rischio essenzialmente è il datore di lavoro, che poi, dotandosi di un esperto in materia, e qui dovrà essere ben indirizzato e consigliato da un opportuno consulente esperto in materia, dovrà avere, capire di avere la responsabilità a 360 gradi del proprio gruppo di lavoratori. Quindi in questo tema io invito la coscienza del buon padre di famiglia, che è quella che si invoca, che il legislatore invoca sempre, che è nelle mani dei datori di lavoro, degli imprenditori, a far rispettare quelli che sono gli impianti normativi che noi abbiamo fondamentalmente. Certo, ma da un punto di vista appunto normativo, ci dicevi l'Italia è messa bene, ma da un punto di vista di rispetto delle norme, ecco, qual è la rispetto vostra... delle norme, qui entriamo un po' nell'ambito del paese Italia, quindi c'è ancora molto da fare da un punto di vista, credo, di controlli, di verifiche, ma anche di cultura della sicurezza. E qui torniamo al tema della formazione. La formazione deve essere fatta in maniera ripetitiva, in maniera seria da parte delle imprese. E quindi deve esserci un approccio quotidiano con lavoro in sicurezza, quindi con tutto ciò che è il sistema che l'imprenditore ha messo su
ovviamente mediante la valutazione dei rischi, la consulenza degli esperti in tal senso per consentire ai propri lavoratori di svegliarsi con serenità la mattina e tornare a casa sani e salvi la sera. Sì, anche perché... mi fai venire in mente, noi un anno fa come studio strategico abbiamo realizzato per conto dell'INAIL uno spot per sensibilizzare appunto i lavoratori al cercare di non bere alcolici durante le ore di lavoro. Se ne vedono di birra sui ponteggi. Ed è stata una bella esperienza, anzi invito gli amici che ci ascoltano a cliccare su YouTube, a scrivere su YouTube "Sì sobrio, farlo per amore" e andare a vedere questo piccolo spot di pochi secondi che abbiamo realizzato, tra l'altro uno spot sotto forma di cartone animato, perché il nostro obiettivo era parlare ai ragazzi per diciamo lanciare un messaggio ai genitori, quindi ai figli per i genitori. Molto carino, però da quell'esperienza noi abbiamo conosciuto meglio questa realtà e ci siamo resi conto che è veramente, come dicevo prima, drammatica. Stiamo parlando che solo per cause da alcol sono oltre, cioè solo qualche migliaia i morti sul lavoro, esatto, diciamo che registriamo ogni anno. Quindi sono sicuro che da questo punto di vista la sensibilizzazione e in qualche modo informare l'imprenditore e il datore di lavoro e il lavoratore su quelli che sono i rischi diventa veramente un elemento importante. Ma adesso spostiamoci un po' su quello che è le problematiche del sistema impresa in un sistema Italia. Oggi uno dei principali problemi di un'impresa è il recupero crediti, ma questo diventa veramente paradossale quando il recupero crediti si deve fare nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Da questo punto di vista la vostra realtà Global Project ha, diciamo, che peso ha questa problematica nella vostra economia di impresa, appunto? Allora, noi abbiamo esperienza di consulenze, di lavori eseguiti per pubbliche amministrazioni, ma principalmente abbiamo l'esperienza riflessa dei nostri diciamo partner principali con cui lavoriamo molto, che sono delle imprese, principalmente un grosso installatore di impianti, che nasce come installatore di impianti di telecomunicazione, ha lavorato quindi per Rai, per Telecom, per Enel, anche all'epoca appunto antecedente alle privatizzazioni. Quindi conosciamo molto bene questi problemi, che ovviamente viviamo a cascata. Certo. Con alcuni di questi partner noi abbiamo partecipato anche a progetti importanti, ad esempio un impianto fotovoltaico realizzato su un importante mobilificio in Friuli Venezia Giulia, di cui io personalmente mi sono occupato della direzione dei lavori. E questi, ovviamente, vivere diciamo come partner di fiducia di imprese che tra i loro clienti hanno anche diciamo amministrazioni, e vivere anche un po' a cascata le loro difficoltà, quindi siamo ben consapevoli di questo, ma anche ovviamente è tutto un indotto, perché anche altri clienti che sono privati a loro volta hanno difficoltà, è come un circolo vizioso nel quale in questo momento ci troviamo. Ora, delle ultime settimane una legge che sblocca, per sbloccare alcuni fondi, ma stiamo parlando di numeri ancora veramente molto molto bassi. Oltre quindi, fin a quando... questo, io mi permetterei di fare un commento, spero interessante per chi ci ascolta. Essenzialmente questo meccanismo, a che cosa è servito questo sblocco? È servito a far fare di nuovo un po' di liquidità proprio agli istituti di credito, perché se pensiamo che la maggior parte degli imprenditori lavorino con l'anticipo fattura, lo sconto fattura con gli istituti di credito, questo è di nuovo un meccanismo per aver fatto fare un po' di cassa a chi, diciamo, è in credito, e in questo caso appunto è proprio la banca. Abbiamo parlato di tantissimi argomenti, e appunto proprio alla luce di tutti questi argomenti che abbiamo trattato oggi con te, qual è il ruolo della comunicazione? Quanto è importante da una parte formare e da una parte informare le persone, appunto, di quelle che sono anche gli imprenditori, di quelle che sono le opportunità che il sistema oggi ci mette a disposizione?
Caro Antonio, è sicuramente importantissimo fare una buona divulgazione su appunto questi temi, così come abbiamo appunto accennato prima al discorso della conoscenza del meccanismo di incentivazione di quello che era il conto energia, il secondo, il primo, insomma adesso il quinto conto energia per il fotovoltaico, così lo dobbiamo estendere a tutti questi argomenti, perché fondamentalmente molto spesso il potenziale cliente non conosce bene quello che è il vantaggio reale, è il reale risparmio di fare un intervento di efficientamento energetico. Il cliente, ad esempio l'azienda che si rivolge per avere una consulenza, non sa quali sono davvero alcuni pericoli che si possono celare, alcuni rischi che si possono celare nella propria attività, ma per un fatto magari a volte parte a non conoscere tante volte le sanzioni nemmeno finché non arrivi un ispettore a un certo punto all'improvviso, ma anche per abitudine a vedere le cose in un certo modo, cioè il proprio processo, la propria attività in un certo modo, e non riconosce magari determinate situazioni di incidente o di rischio mancato, e quindi diciamo far conoscere un poco le problematiche, le tematiche per invogliare ad aprire gli occhi quindi su questo nuovo panorama che abbiamo di fronte è fondamentale. Sì, soprattutto l'impressione che si ha dall'esterno è che si è molto più avanti da un punto di vista appunto tecnologico che di quanto effettivamente si conosca. Esatto. E quindi quante opportunità sprecate e quanti anni persi per... In Italia abbiamo una cultura dell'eccellenza in tutti i settori. E voi ne siete effettivamente una riprova. Sì, ti ringrazio, ma cambia ovviamente l'approccio invece dell'informazione. Eppure oggi siamo nell'era dell'informazione. Ecco, fate attività, workshop rivolte agli imprenditori. Noi facciamo essenzialmente attività di questo tipo perché, a parte il nostro core business, delle principali attività a cui abbiamo accennato prima, partecipiamo in collaborazione anche a determinate iniziative, quali conferenze divulgative, workshop anche tecnici, informativi. Così come l'abbiamo fatto fin dall'epoca dell'entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza, con un seminario informativo nel Cilento a Oliveto Citra. Nel prossimo mese di maggio saremo impegnati con un workshop tecnico sul lighting design, quindi sulla progettazione dell'illuminazione applicata all'efficienza energetica, che è uno dei temi diciamo più importanti del momento, quindi non solo discorso di energia elettrica, non solo discorso di energia termica, ma anche di illuminazione, che poi ovviamente porta a un risparmio da un punto di vista elettrico. Perfetto, Giuseppe, io ti ringrazio, è stato veramente interessante, ci sarebbero anche altri spunti che da questa chiacchierata sono venuti fuori, ne lancio uno così che poi lo lasciamo in esploso, gli architetti, la nuova architettura che approccia a costruire nuovi ambienti vivibili, immagino quanto questo possa essere, possano infatti dialogare questi due argomenti. Voglio appunto ricordare giusto che questo workshop si terrà il 15 maggio a Cava dei Tirreni presso la Mediateca, organizzato da New Italian Blood Architect, e coinvolgerà anche una serie di professionalità, quindi dal mondo dell'architettura. Avremo anche l'energy manager del comune di Salerno, l'energy manager del comune di Benevento e altre professionalità dal mondo anche accademico e professionale. Giuseppe, noi come studio Sateco vi seguiremo e cercheremo, per quello che c'è possibile, di dare eco a quello che saranno le vostre iniziative in programma. Il nostro tempo è scaduto, io ringrazio tutti per essere stati con noi e per averci seguito, e vi rimando alla prossima puntata di Visione e Professione.